Tommaso Bruni, il coordinatore della Via Crucis Animata qui ad Amato, un piccolo borgo della provincia di Catanzaro. Ci racconti questa manifestazione che sta per svolgersi? Allora, praticamente abbiamo creato un po' da anni una nuova rivoluzione, diciamo così. È stata programmata questa Via Crucis iniziale, che è stata 5 anni fa, dove praticamente si partiva solo con figuranti e rappresentanti, niente di che. Con gli anni, mano a mano, ci siamo messi al lavoro, siamo cresciuti e praticamente stiamo cercando di rappresentarla in un modo molto molto bello, quasi a livello teatrale. Ovviamente gli attori sono tutti improvvisati, ma abbiamo avuto la possibilità di avere un maestro a fianco che ci ha fatto sì che ha fatto sì che tutto potesse migliorare. Allora, la Via Crucis si è animata praticamente perché è una rappresentazione più che altro sacra, dove noi andiamo a rappresentare, proprio come era una volta, la passione di Gesù Cristo, partendo dall'ultima cena, seguendo con l'orto degli ulivi, con il processo religioso, l'impiccagione di Giuda, il processo civile, e poi le varie stazioni a seguire fino ad arrivare al Calvario, dove c'è la crocifissione. Abbiamo lanciato una nuova tradizione da 5 anni, che ormai in questi paesi vicini non si fa più. La pandemia ci ha portato a chiuderci, però noi con questo siamo riusciti di nuovo a socializzare, a stare insieme, a creare insieme, cioè vale a dire che la Via Crucis non è soltanto la rappresentazione, sono tutti i preparativi che si fanno, dove praticamente le persone escono da casa, non stanno dietro i telefonini e quindi stanno insieme agli altri, socializzano, raccontano di sé, preparano, ed è diventata quasi una festa. In virtù di questo noi siamo riusciti a portare tra figuranti, recitanti e bambini oltre 100 persone. Abbiamo avuto la fortuna di avere 32 angeli e in più tutti i figuranti, che sono tutti del posto. Volevo ricordare una cosa: c'erano periodi dove le processioni qui non erano più di 17 persone. Ora si contano persone che si arriva quasi a 200, 300, 400 partecipanti che vengono a vederla, perché è una cosa molto interessante, molto bella, e la si fa con fede più che altro, perché è quello che ci lega. La comunità di Amato è una comunità che ha molta fede e che viaggia su questa linea. Per cui invito tutti a venire a vedere questa manifestazione, che non è ovviamente una cosa da niente, ma è una cosa sentita e soprattutto curata nei minimi dettagli.